Bravo ragazzi, non lo sapevi perché, perché lo speciale di quelle sparizioni. Ma la cosa più por... ho vinto un Kinder. Dai basta. Dei due uomini che erano a caccia. Passate il mio canale in descrizione. Bomber X. E da Angels. Veramente? Stai tranquilla Ingrid, sto solo raccontando una brutta storia, ma non è vera. No, non è vera. Poi un giorno il vecchio signor parve nel questo è stato per vedere Ed Blue. E disse, finalmente uno dei film dell'orrore che dovevamo vedere. Purtroppo non abbiamo potuto riprendervi l'altro perché non c'è avuto tempo. Sicché ci saranno quattro speciali. Questo e tre challenge. Tre challenge che faremo dopo il film in camera. Sul serio? No, li vedremo. Tre challenge che praticamente diventeranno un casino. Erano non sarebbero challenge. No, veramente, ragazzi. Fuori dal bosco uno sì. Per volta. Poi questo no, video. Questo lo dividiamo in due parti. Faremo due challenge. Il tribunale disse che non poi questo video andrà su tutti i se lo sentiva addosso, per questo li metteva faccia al muro. Ci credi come? Faccio vedere un po' di film. Dei fantasmi. Ci ho sempre creduto. E credi che ce li ciao, Vino. Come no? È religioso? Sì. Grazie. Sì, sono tutte storie anche spaventose, però credo che un fondo, comunque credo che un fondo di verità ci sia. E secondo te questa strega esiste ancora lassù? Oh, io non ci vado lassù, non ci andresti. Credo abbastanza a questa storia per non andarci. Si dice che il bosco sia ancora infestato, si dicono tanti. Come mai si crede sia ancora infestato? Ragazzi, io non... ci sto andando addosso. Sì, molto. Ma c'è la vecchia Mary Brown. Sì. Ragazzi, coincidenza. Guarda, guardate la coperta. Roberta non si vede. Eccola lì, la bandiera americana. È lui, il suo soprannome. Questa è la casa di Mary. Non è un soprannome. È un soprannome. Tu dai una foto per capire qual è l'inquadratura migliore. La baguette, ok. Questo è il cancello. Una sta guardando un film dove ci sta creando e a un certo punto della sua vita è successo qualcosa di molto interessante. Lei si è trovata faccia a faccia con la strega di Blair, non è così? Sì, è andata così. È una storia piuttosto spaventosa. Insomma, per farla breve, mio padre mi portava sempre a pescare giù dalle parti di Tabiskerry. Sì. Che si trova guardate qui la faccia di a Berkinsville. Io me ne stavo sdraiata le foglie e così in quella posizione guardavo in alto verso il cielo sì. E tutto a un tratto ho sentito una presenza accanto a me. Capisco. Ho avuto una strana sensazione. Sì, sembrava proprio una donna, solo che sulle braccia e sulle mani, un po' dappertutto, aveva come capelli, capelli scuri, praticamente neri. Ah, oppure c'è un cavallo, una specie di crini. Sì, come la criniera di un cavallo. Poi addosso portava uno scialle, sì, uno scialle di lascia. E la spaventata, la minacciata, non diceva niente. Ma lui era un po'. Sai, guarda dietro. Corri, volevo portare sempre dietro. Guarda dietro. Anche su, sul corpo c'era il pelo. Avevo paura. Un cavallo. Chi era che lo usa su tutto il corpo? Sì. Io sto così, mi ha fatto un cazzo. E sulle gambe. Che cosa? Si capiva che era una donna. E la faccia? Solo che non so come spiegarlo. Ci ha detto bene che non è nel mondo del cinema. Ma non c'è poi la stessa del mondo del cinema. Dice che è una ballerina. È una storica. Dice che sta scrivendo un libro sulla storia americana. Sì, l'ho sentito. Ed è anche uscito di lavoro per il dipartimento dell'energia. Non c'è nessuno. Che casino. Che ti pare segmentare? Non è vero. Che è uscito fuori. Ma stai fermo! Io volevo presentare una questo cazzo di obiettivo si regola in me. Okay. Una zucchina. C'è anche il sistema. Ciao, come stai? No. Vai, bimbo. Ma che stai facendo? Ecco la nostra reazione al film. Si gira un documentario. Oggi siamo stati proprio forti. Salute. Una gran bella giornata. Fantastica, direi. Ottimo inizio. Dobbiamo dare una controllata all'equipaggiamento. Prima però chiamo mia madre. Qui c'è una bustina di uzza e una birra. Allora mi sa che tu sei coperto. Porca puttana. Mandami qualche fotogramma. Voglio controllare se tutto bene. Che ho fatto reazione. Certo. Controllate. Controllate dietro. Perfetto. No. Ci siamo, grazie. Allora andiamo a dormire. Domani sarà una giornata lunga e faticosa. Oppure mi sono vicino a passeggiare. Devo mi cambiare parecchio, con un bel po' di zona. Oddio, ci siamo messi. Vantala. Versami un po' piuttosto. Oh, ragazzi. Ma non puoi. Comincio a farmi che mi pinci la un po' d'erba per caso. Aia. Ragazzi, sì, va. Questo è tardissimo. Altro che... 23, 2. Quasi mi ok, vado. Questo è un alcolizzato. Baby. Sei?
A che ore sono andato? Mi fa schifo lo whisky. Alle 6:30, mi sono svegliata alle 9. Stai ferma. Ragazzi. Ecco il mio amico Josh. Ehi. Come ho finito la prima parte. Io sto editando un video. La challenge impossibile. Non so che cosa addosso. Benvenuti al secondo giorno. Chi guarda dietro? Il sentiero da questa parte. Guarda te. Dai, ferma. Mettimi la luce. Ho sentito la leggenda. Comunque non ci credo. Leggenda? È solo una leggenda. Cosa è quella storia? Dico che questi stupidi ragazzi di oggi non impareranno mai. Questi stupidi ragazzi non impareranno mai. Sì, proprio così. Perché dici questo? Anzi, prima di tutto, mi dai permesso di prenderla con la telecamera per la realizzazione del documentario La strega di Blair? Quello che me ne frega. Si muove. Devi rispondermi sì o no? Attenzione. Sì, sì, dietro. Una ragazza. Parlo di Sì, 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 sì,